buonasera a tutti. Bene, 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 bellissimo anfiteatro, tantissima gente, fa piacere. Bene, stasera siamo qui per parlarvi d'opera e di operetta, ma lo facciamo in una chiave un po' diversa, perché innanzitutto il titolo, Nessuna dorma, logicamente ripreso dal famoso titolo della Turandot, Nessun dorma, però è rivolto questa volta alle donne. Come mai? Beh, perché la donna nei secoli non è stata molto fortunata, diciamo, no? Non solo, diciamo, nella vita quotidiana, si parla di femminicidio, c'è stupro, eccetera, ma soprattutto nell'opera. Avete mai pensato ai personaggi femminili dell'opera? Quasi tutte muoiono. È una cosa incredibile, veramente, no? Come c'è una disgrazia, proprio colpisce la donna. E stasera siamo qui per dimostrarvelo. Innanzitutto sono accompagnata da queste due grandissime professioniste, che sono al violino Rosalba Nicolosi. E Simona Scirè alla tastiera. Adesso cominciamo con il nostro percorso. Perdonatemi, ma io sono venuta con 39 di febbre, quindi dovete avere un po' di pazienza, no? Ma l'ho fatto apposta, perché dovevo fare Violetta, dovevo fare Mimì, e quindi per forza, per entrare di più nel personaggio. Allora, iniziamo allora con una bellissima donna, una donna talentuosa, che si chiama Tosca. E Tosca, prima di uccidere Scarpia, inneggia una preghiera alla Madonna. Vissi d'arte. A parte le sfortune, no? Quando o sono tradite, no? O sono uccise, oppure, altro caso, muoiono di malattia, no? E questo è un caso praticamente da sottolineare. Sì, perché anche Mimì. Il primo sole mio,
una bellissima opera di Mascagni che prende proprio spunto da una novella del Verga, Cavalleria rusticana. Sapete, oh mamma. Suoneranno per voi un collage di pezzi della Traviata di Giuseppe Verdi. Chiamo Violetta Valerie. Eh sì, è una vita che aspetto che Alfredo torni a trovarmi. Adesso ho ricevuto una lettera di Giorgio Germont, e che è il padre, e Alfredo. Peccato che io stia per morire. Ecco, potevano pensarci prima, no? Benissimo. E quindi la famosa lettera di addio del passato. Addio del passato, bei sogni ridenti, le rose del volto già sono.
ho capito che l'opera è un posto dove un uomo viene ucciso, pugnalato e anziché di morire canta. Pensate, l'operetta è qualcosa di impressionante. Vi leggo i nomi perché è difficile ricordarseli. Al Cavallino Bianco, grandissima operetta. Complesso perché c'è Leopoldo che ama Giuseppa, Giuseppa ama Bellati, Bellati ama Ottilia, Ottilia vorrebbe sposare Sigismondo che invece è innamorato di Claretta. A chi c'ha a fare, beautiful? Il mio nome è Norma. Sono una sacerdotessa druida e sono innamorata di un certo Pollione. Norma canta una preghiera alla luna, casta diva. Questa povera donna che rimane uccisa perché aveva avuto una scappatella con il torero Escamillo. Ecco. E cambiamo opera. Quest'opera è una delle poche opere non tragiche, insomma, di Giacomo Puccini. E in questa opera, che è Gianni Schicchi, si vede proprio l'atteggiamento della donna che cambia. Quindi la donna che non è più vittima, ma è una donna furba. Oh,
diciamo, con questa opera si conclude il ciclo dei personaggi femminili nell'opera e si passa invece all'operetta. Naturalmente l'operetta ha personaggi, come per appunto diceva Giovanni, ben più scaltri. Quindi la donna comincia a essere veramente più furba, ecco, da tradita diventa invece lei che tradisce. Ah. Tace il labbro, proprio dalla Vedova Allegra di Franz Lehár. Buon divertimento.